come dico nel video precedente, non fate caso ai miei capelli da pazza, io mi vedo estremamente in disordine, vabbè, ma queste sono altre cose. E questo è un video in collaborazione con Vale del canale Milen Makeup, vi lascio il link nell'info box, e vi parleremo dei prodotti makeup preferiti del periodo. Ve li faccio vedere un po' perché io in effetti avevo sempre in mente di farlo, ma non l'ho fatto mai. Quindi ve ne faccio vedere un po' di quelli che mi stanno piacendo proprio tantissimo nell'ultimo periodo. Inizio con una new entry ed è la Simil Beauty Blender, la devo lavare, che ho preso su AliExpress e mi sta piacendo tantissimo, perché proprio stende benissimo il prodotto, mi piace molto molto molto, poi l'ho pagata solo 42 centesimi, fantastica. Poi questo è un prodotto, è vecchio, è proprio dell'anno del pelo, come si suol dire, ed è questa cipria di Aldo Coppola. Una cipria invisibile che ho veramente da tantissimo tempo, ma non mi dà ancora problemi, mi piace, è un profumo fantastico e mi piace tantissimo, e quindi sto continuando ad utilizzarla. Eccola qua, mi piace molto, è proprio, ha una texture molto vellutata, molto setosa, è profumatissima, mi piace da matti. Un altro prodotto che mi sta piacendo un sacco, sto utilizzando praticamente tutte le volte che mi trucco, ed è l'unico prodotto per le sopracciglia che uso tra l'altro, è il Mega Clear di Wet n Wild, eccolo qua, il mascara trasparente per lasciare, per fermare diciamo le sopracciglia, ed è questo qua. E mi piace tantissimo perché ne basta poco e le lascia belle ferme in posa, insomma non si spettinano, ecco. Un altro che mi piace moltissimo e che uso quando mi trucco così diciamo velocissima, perché poi lo metto anche in borsetta, è questo blush della New York Color, il Soho Pink, è troppo troppo bello, ed è questo qua, un bellissimo rosa. Mi piace tantissimo perché comunque lo sfumo con le dita, lo applico, ne applico quanto voglio, quindi è molto modulabile a seconda di quanto prodotto poi metti, hai un effetto più o meno leggero, è molto modulabile, mi piace tantissimo, è vellutato morbidissimo, molto molto bello, mi piace tantissimo, non l'ho pagato neanche tanto. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, mi sta piacendo tantissimo, è il ciglia sensazionali della Maybelline, molto molto bello, una bellissima scoperta, perché io con i mascara ho un rapporto di amore ed odio, è molto molto bello, lo scovolino è anche molto pratico, non è eccessivamente grande, quindi riesci a prendere tutte le ciglia anche sotto, molto bello. Tra l'altro di questo vi ho fatto anche il video mentre lo applicavo, la sorta di review, ve lo lascio da qualche parte, mi sto trovando benissimo, molto molto bello. Poi lo adoro da impazzire ed è il rossetto Mulac, il Lady Mary, è stupendo, il 16 Lady Mary, mamma quanto è bello questo rossetto, è stato amore, proprio è stato amore, un amore incondizionato, proprio bellissimo, mi piace moltissimo, sulle labbra è strepitoso, dura anche un bel po', un colore bellissimo. Ma quanto è bello, stupendo, sia con un trucco nude sia con un trucco un po' più strong, stupendo, mi piace tantissimo, bello, bello, bello. E sempre della Mulac vi faccio vedere il blush che mi piace da impazzire lo stesso, questo qua è l'Art Beat, lo 07, bellissimo anche il blush, veramente bello, 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 setoso, ha un profumo pazzesco, sa delle... Sa delle caramelle di quando ero piccolina, anche questo è modulabile, molto bello. Sulle guance è molto più bello che sulla mano, che è swatchato, è stupendo, molto molto bello. Che questo mi piace un casino, bello bello bello. Quante volte l'ho detto bello bello bello? Un altro prodottino che mi sta piacendo tantissimo è, come avevo detto anche nel video review che vi lascio da qualche parte, è la palettina All About Nudes della Essence, perché non è tantissimissimo scrivente, devo dire la verità, però con una base bianca sotto aiuta tantissimo e i colori comunque sono molto carini. Ultimamente sono in fissa con i trucchi nude, non so che cavolo mi stia prendendo e mi sta piacendo abbastanza, sì sì, è molto molto carina, si possono fare tanti tipi di trucchi. Tra l'altro ve ne vorrei fare anche uno perché mi ha fatto una richiesta una ragazza se potevo fare un trucco a questa palettina, se potevo fare un make up con questa, appunto con lei, quindi se riesco lo faccio molto 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 volentieri, quindi anche questa molto carina, mi sta piacendo molto. Poi altro rossettino che adoro da impazzire è questo della Makeup Revolution, ed è il Make It Right,
quanto è bello questo rossetto, da paura. No, veramente. Ah, la tosse. Le ladies dicono la tosse, io dico esorcista inside. Allora, è questo qua, bello da morire. A me piace un casino, è bello strong come tipo di rossetto, ma mi piace tantissimo, è bellissimo. Poi io faccio carichi anche gli occhi, quindi è tutto bello carico. Bellissimo, dura un casino, tant'è che poi quando ti vai a struccare le labbra, cioè va un po' via il colore, le labbra rimangono colorate, quindi la pigmentazione rimane sulle labbra, e devo andare con il bifasico per eliminare tutte le tracce che sono rimaste. Mi piace tantissimo, è bellissimo, poi costa 1,45 euro, pazzeschi. Questi rossetti mi piacciono moltissimo. Un altro che mi sta piacendo tantissimo e che uso anche spesso è l'anti-age Maybelline, questo qua in colorazione nude. Troppo bello, devo dirvi la verità che io non vado matta per i prodotti con la spugnetta perché non li trovo particolarmente igienici, però devo anche dire che tanto lo uso soltanto io quando la pelle è pulita e quindi ci può anche stare. E la spugnetta è anche abbastanza comoda perché non spreco, sì, un po' di prodotto rimane nella spugnetta naturalmente, però non ne spreco perché lo giro un pochettino e poi lo utilizzo tutto finché la spugnetta rimane così asciutta, che non rilascia più il prodotto. Mi trovo molto molto bene e la colorazione va benissimo sia per l'estate che per l'inverno, perché comunque lo uso magari per le imperfezioni o per la zona delle occhiaie. Mi piace moltissimo, ho preso direttamente la colorazione nude perché tanto l'altra per me era troppo chiara, quindi questo è perfetto. Prodottino che mi piace tantissimo, questo è un regalo da parte di Fra, di Franci Guiz, mi raccomando, un baciottissimo, ed è la matita blu della Naughty Girl, della linea Naughty Girl, della Essence. Allora, dov'è il colore? Ahoy Boy, la 01, mi piace tantissimo, è un blu spettacolare. Bella, 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 morbida. E poi se di... Ma la tosse, la mia bambina ancora. E se girate ancora un po' sul tappo si tempera, è favolosa, mi piace tantissimo. E poi va avanti cliccando qua, non va avanti girando, bellissima. Dura un casino di tempo. E poi questo blu è bellissimo, veramente strepitoso. Altra matitina, sempre per gli occhi, questa me l'ha regalata Ali, la mia tesorina, bella, no, una mia grande amica veramente. ed è sempre della Essence, questa in gel, non so se trovo il nome, no, però è una sorta di petrolio, amore, è una sorta di petrolio, no, ottanio petrolio, pazzesca, la adoro, è stupenda, dura tutto il giorno, è morbidissima, è un colore stupendo, veramente strepitoso, mi piace da impazzire, la sto anche utilizzando parecchio, è bellissima. Ultima matitina che vi faccio vedere è questa, sempre della Essence, però la Casual Pencil, la 01 Black, la proprio classica nera, anche questa la utilizzo moltissimo perché è molto morbida. La uso sia sulla rima inferiore che sia sulla rima superiore che sulla rima inferiore, anche all'interno, poi la fisso con un ombretto matte nero, oppure se la voglio sfumare sotto con un ombretto colorato, mi piace moltissimo. Sto anche per finire, ma la cara Franci Beauty Secret me ne ha regalato un'altra, quindi ho la scorta, bella, 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 molto morbida, mi piace moltissimo. Ultimo prodotto, non è vero perché ne ho altri tre, ultimo... Terz'ultimo prodotto che vi mostro è il mascara The Real, questo qui della Benefit in mini size che mi ha regalato Miki 74. Bello, 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 bello. Questo mascara mi sta piacendo tantissimo. Questo è lo scovolino. È molto, molto bello ed è allucinante da far andare via. È abbastanza difficoltoso solo con il bifasico e devi anche far ammorbidire un pochettino, almeno io ci metto un pochettino prima di farlo andare via. Mi piace tantissimo, dà un bellissimo effetto allungamento e mi sono trovata molto molto bene, bello bello bello. Poi palettina, questa è la Naked, è il fake, non fa niente però perché mi piace tantissimo e me l'ha regalato Katia, Katiuscia Bella, guardate che strepitosa, bellissima, ci faccio un casino di trucchi,
molto molto belli, non è usatissima perché io la verità non è che li uso tanto, ne ho tanti e a volte non mi trucco per pigrizia, devo essere sincera, non mi trucco tantissimo, per pigrizia poi di struccarmi, ma questo sono tutte delle mie mani e lasciamo perdere, però l'ho usata parecchio e ci ho fatto tanti trucchi, sono molto belli, sia quelli più nude, che sto facendo ultimamente anche con questa, sia quelli più strong, veramente bella, 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 mi piace tantissimo, è molto pigmentata. Ultimo prodottino che vi faccio vedere è un'altra palette ed è questa qua, la Dead by Chocolate della High Heart Makeup che ho preso su Macchiaia. Ed è questa qua, anche questa molto molto bella. Ecco qua i colori, anche qua ci sono colori un po' più scuri e poi anche oro un po' più. Oggi ho usato questa per truccarmi, per esempio, ho fatto questo trucco e mi piace tantissimo anche questa. Poi il prezzo 10 euro, veramente veramente bella e poi è carinissima. Io non sento, non ho mai sentito dal vivo, vi dico la verità, non l'ho, forse non l'ho odorata da Sephora, l'originale, la chocolate, però ha un profumo bellissimo anche questo, ho messo il naso dentro, vabbè, ha un bellissimo profumo anche questa e poi ha dei colori veramente belli, belli, belli. Questi sono i miei prodottini preferiti del periodo per quanto riguarda il make-up. Sono curiosa di vedere quelli di Vale. Mi raccomando, passate a trovarla, così vedete anche i suoi video. Io vi mando tanti baciottissimi, spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto un pochettino di compagnia. Fatemi sapere cosa pensate dei prodottini che vi ho mostrato, se li conoscete, se li avete già provati e cosa ne pensate, o se vi incuriosiscono. Mi fa sempre piacere se mi lasciate un commentino. Se vi va, ci vediamo al prossimo video e se vi va, iscrivetevi. Ciao!